Mi hanno riferito di diverse persone che si sono vaccinate pur non avendone nessun diritto e la denuncia che arriva dal consigliere di opposizione di Vallo della Lucania, Nicola Botti, attraverso un video postato sul suo profilo Facebook. Alcune persone, continua Botti, hanno approfittato dell'appartenenza ad associazioni di volontariato per vaccinarsi. Devono vergognarsi se tutto questo è vero. Stamattina, insieme a mia sorella, abbiamo accompagnato nostra madre a fare il vaccino. Ho provato inevitabilmente un misto di sentimenti, emozione, commozione. Ho ricordato quando mia madre queste cose le faceva per noi. Ma anche ho avvertito un forte segno di speranza, un forte segno di vittoria. Iniziare a vedere la luce, soprattutto per i nostri genitori, per le persone anziane. Ma dopo un poco, purtroppo, ho di nuovo messo i piedi a terra, anche perché mi è stato riferito invece di persone. Diverse persone che si sono vaccinate pur non avendone assolutamente il diritto. Alcune hanno approfittato dell'iscrizione a qualche associazione di volontariato per potersi vaccinare. Allora io dico che queste persone devono assolutamente vergognarsi, perché se è vero che erano già iscritte prima o negli anni addietro e hanno svolto realmente, sinceramente, l'attività di volontariato, allora sì. Se invece si sono iscritte semplicemente a gennaio, trovando questo il modo, l'escamotaggio per vaccinarsi, allora io vi dico: vergognatevi. Basti pensare che la Protezione Civile Gruppo Lucano, su 80 persone, solo 14 si sono vaccinate, sono quelle persone che realmente prestano servizio nell'ospedale, gli altri no. Quindi è un gesto importante. Non entro nel merito del contenzioso che c'è in atto tra la Protezione Civile Gruppo Lucano e la Protezione Civile Cilento, ma alcune persone, molto probabilmente, questa cosa andrà accertata, alcune persone invece si sono iscritte a gennaio, probabilmente in questa associazione, e chiaramente oggi si sono vaccinate. Allora io dico che non lo so se ci sono profili anche penali. Ma sicuramente queste persone si porteranno dietro una macchia importante, una brutta macchia sotto l'aspetto morale, sotto l'aspetto della lealtà, della sincerità. E quindi queste persone, alcune di queste persone sono anche quelle che sono diventate i padroni di Facebook, che fanno i moralisti, che attaccano tutti, che parlano di politica vera. Ma la mattina vi guardate ancora allo specchio e quando vi guardate allo specchio vi viene la voglia di autocolpirvi con una sostanza anche liquida. Provate mai un senso di nausea. Io dico, io credo che lo dovreste fare. E in ogni caso vi dico di più, io credo che è arrivato il momento dovreste autodenunciarvi o spiegare le motivazioni. Da quanto tempo fate parte delle associazioni di volontariato? Prestate servizio di volontariato? Dovete fare, perché altrimenti qualcun altro probabilmente ha denunciato. Chi non ha il coraggio di farlo, lo sa e non denuncia, potrà tranquillamente riferirlo a me. Lo farò io, lo faremo noi. Concludo dicendo una sola parola, veramente, vergognatevi.